Salve e bentornati su Dungeons & Catsage. Allora, dopo la pausa per farmi il mio decaffeinato, parliamo dei talenti, uno ciascuno. Allora, abbiamo guardato il video di prima, ragazzi, per la nostra house rule, ma adesso parliamo dei singoli talenti. Cercherò di essere brevissimo, ragazzi, si potrebbe parlare per ore, ma cerchiamo di contenere. Dunque, iniziamo subito. Abile. Il personaggio ottiene competenze in una qualsiasi combinazione di tre abilità o strumenti a sua scelta, utilissime per quelle build che vogliono per fare gli skill monkey, cioè quelli che sono capaci a tutto, competenti su ogni singola cosa. Utilissime anche per quelle combinazioni di razza classe che ti dà pochissime competenze, sei uno stupido praticamente, non sai fare quasi nulla. Utile, abile. Andiamo avanti. Adepto elementale, capacità di lanciare almeno un incantesimo. I prerequisiti sono quelle cose che se non avete quelli non potete scegliere quel tipo di talento, ok? Qui devi sapere almeno castare un incantesimo. Cosa ti dice? Scegli un elemento tra questi: acido, freddo, fulmine, fuoco, tuono. Io farei scegliere tranquillamente anche necrotico per alcuni tipi di build, però. Allora, superi le resistenze. Quindi, se qualcuno è resistente o immune a quel tipo di danno, tu superi quella resistenza. Qua non dice immunità, noi abbiamo fatto così: se sei immune la superi comunque. Però, se sei resistente la superi, quindi tu lotti contro un tizio, gli lanci palla di fuoco a un mostro che ha resistenza ai danni da fuoco, la superi, non te ne frega nulla. E ogni uno al dado vale come due. Utilissimo, ragazzi, utilissimo. In combinazione con la metamagia dello stregone. Incantesimo potenziato o intensificato, non mi ricordo, che ti fa rirollare tot dadi quanto il tuo modificatore di carisma. Ragazzi, spacca, fidatevi che i danni aumentano incredibilmente. Quindi adepto elementale, siete una build da incantatore finalizzata e specializzata su un tipo di elemento, il fuoco, il freddo, quello che è. Usatelo. Prendetelo. Andiamo avanti, ragazzi, che qua si può parlare tanto. Allora, adepto marziale. Questo talento ti dà la capacità del maestro di battaglia. Tu scegli due manovre che stanno nella lista dell'archetipo del guerriero, del maestro di battaglia. Ne scegli due. Se ti chiede una CD, quella prova è 8, più competenza, più forza o destrezza del personaggio, come appunto per il guerriero. Però il punto è che ottieni un solo dado di superiorità ed è un D6. Quindi, tu per usare una manovra devi spendere dadi di superiorità. Che cosa significa? Che tu hai a disposizione una manovra a riposo breve. Hai un talento per prendere una manovra a riposo breve. Lì invece il guerriero ne ha tipo 5 o 6, non mi ricordo quanti ne ha, però ne ha un bel po' di manovre. Quindi, carino per avere tiro preciso, replica. Però, andiamo avanti. Aggressore selvaggio. Questo è utile e simula la capacità, lo stile di combattimento delle armi possenti. Funziona così: una volta per turno, quando tiri per i danni di un attacco, puoi ripetere il tiro e scegliere il risultato. Quindi tiri per i danni, una volta per turno, perfetto. Ritiri i danni e scegli il risultato più alto, ovviamente per te, o più basso, di solito più alto. Utilissimo, utilissimo, una volta per turno. Capito? E dato che per i danni di un'arma da mischia siete un paladino che critta e che smaita, potete ritirare tutti i dadi e scegliere il risultato più alto. Non è stupido. Allerta. Utilissimo. Più 5 all'iniziativa. Ragazzi, in Dungeons and Dragons chi prima comincia, prima imposta la battaglia. Ci sono alcuni archetipi che, se tu colpisci chi non ha ancora effettuato un turno, hai dei bonus, quindi utilissimo. Non puoi essere sorpreso finché sei cosciente, quindi non ti faranno mai il turno di sorpresa, è davvero utile. E le creature non dispongono di vantaggi tiri per colpire quando non sono viste da te. Quindi tu non vedi quello, non hanno vantaggio, ok? Questo è utilissimo. Andiamo avanti. Appostato. Destrezza 13 o superiore il prerequisito. Questo è utilissimo per i ladri, utilissimo per i ladri. Ti puoi nascondere anche in una zona
leggermente oscurata rispetto alla creatura da cui si nasconde. Se luce... quella è luce piena, tu vai in luce fioca, ti puoi nascondere nella luce fioca. Poi, quindi su Roll 20, ciao, è bellissimo. Quando sei nascosto e attacchi a distanza con un'arma, se lo manchi non riveli la tua posizione. Che significa? Voi sapete, se non sapete lo dico io, che se tu attacchi alla distanza e sei nascosto, che tu lo becchi o meno, hai rivelato la tua posizione, perché hai attaccato, quindi sente lo scocco della freccia. Con questo talento, se lo manchi, non riveli la tua posizione, quindi non sprechi la tua capacità di essere nascosto, è utilissimo. Infine, la luce fioca non impone svantaggio alle tue prove di saggezza e percezione basate sulla vista. Vedi bene anche al buio. Ottimo. Nella luce fioca. Atleta. Forza o destrezza aumenta di più, uno fino a un massimo di 20. Questo è il primo talento che vediamo che ti dà un aumento di punteggi di caratteristica, di 1. Quindi qui ti scegli forza o destrezza. Quando è prono, alzarti ti richiede solo 1,5 m invece che metà del tuo movimento. Scalare non ti costa movimento extra, perché per scalare era come se tu fossi sul terreno difficile, usavi il doppio del tuo movimento. Qui no. Infine, puoi effettuare un salto in lungo con rincorsa, un salto in alto con rincorsa, dopo esserti mosso soltanto di 1,5 m invece che di 3 m. Guardate, il video non l'ho ancora caricato, non so se l'ho caricato. Quando ricaricherò il video sul salto. Quindi fate attenzione. Attore. Attore bellissimo. Io adesso sto creando un PG, bardo, ingannatore per eccellenza, talento attore, è stata la mia prima scelta. Perché? Carisma più 1 fino a un massimo di 20. Vantaggio le prove di carisma ingannare e carisma intrattenere quando cerca di spacciarsi per una persona diversa. Al di là di intrattenere, ingannare, tu ti spacci per un altro, hai vantaggio. Se la metti in combo con charm su persone, o meglio con camuffare se stessi, mamma mia. Puoi imitare la voce di un'altra persona o i versi di altre creature dopo averle sentite per almeno un minuto, superando una prova di saggezza e intuizione contrapposta alla prova di carisma inganno del personaggio. E vi ricordo che ti stai spacciando per un altro, imiti la voce, quindi hai pure vantaggio. Cioè, di che parliamo? Attore spacca. Carica. Finalmente. Usi l'azione di scatto. Quando usi l'azione di scatto, se corri almeno per... quando usi l'azione di scatto, puoi usare un'azione bonus per effettuare un attacco, ok? Questo è. Quindi, usi l'azione di scatto, azione bonus puoi attaccare, fare un attacco. Ricordo, ragazzi, non vi confondete, è un'azione di scatto, non è l'azione di attacco. Quindi voi non, se voi scattate e usate la vostra azione bonus per fare questo attacco, non avete diritto agli attacchi extra, perché l'attacco extra c'è soltanto quando fate l'azione di attacco. Qui avete fatto l'azione di scatto, che vi ha concesso un'azione bonus per fare un attacco, è ben diverso. Occhio. Quindi, inoltre, se prima di attaccare la creatura vi siete mossi di 3 metri in linea retta, potete scegliere col vostro attacco se ottenere più 5 ai danni, se colpito ovviamente, o di spingere la creatura fino a un massimo di 3 metri. Capito? Se invece di attaccare scegliete di spingere, quindi... voi scattate, gli ultimi sono 3 metri, ok, o attacco, usando la menzione bonus per fare un attacco normale, ti faccio i danni più 5, oppure ti spingo, ok? Quindi non ti applico i danni, ma posso scegliere di spingerti di 3 metri, allontanandolo dal punto in cui era prima, pum, 3 metri. E si è avuto successo. Bellissimo. Cecchino magico. Capacità ovviamente di lanciare almeno un incantesimo. Questo è il talento per fare i cecchini, i tiratori scelti però con l'incantesimo. Perché? Perché la gittata dell'incantesimo è raddoppiata. Se vediamo il dardo di fuoco, boh, dardo di fuoco, l'ho detto di nuovo. Tiro per colpire con dardo di fuoco, invece che, non mi ricordo se è a 36 metri, sono 72 metri, dove
non avete nemmeno più la copertura, perché ignorano metà copertura e tre quarti di copertura, cioè a meno che non è dietro un muro lo colpite, anche se c'è uno spiraglio, fum, lo potete prendere. Infine, imparate, apprendete un trucchetto che richiede un tiro per colpire. Potete sceglierlo dalla lista del bardo, chierico, druido, mago, stregone, warlock e utilizzerete la caratteristica di incantatore di quella classe da cui l'avete scelto. Carisma per il bardo, stregone, warlock, saggezza per il chierico, il druido, intelligenza per il mago. Questo è utilissimo. Siete un bardo? Che voi non avete incantesimi con tiro per colpire? Scegliete cecchino magico, piatevi d'arto di fuoco, quello che volete, dallo stregone. Boom! Quindi usate carisma. È bellissimo. E non avrete più bisogno della balestra, dell'arco. Allora, combattente a due armi. Questo è utilissimo per le build con due armi. Quindi, più uno alla CA se avete due armi in mano. Fin quando avete due armi in mano avrete più una alla classe armatura. Se ne avete una sola, no. Potete combattere con due armi separate per ogni mano, anche se queste non sono leggere. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io, se volete combattere a due armi, le armi devono essere leggere. Due asce, due spade corte. Ma non potete, ad esempio, mettere due spade lunghe, perché non sono armi leggere. Ok? Con questo talento potete impugnare anche armi non leggere. Ma non potete impugnare armi pesanti o armi a due mani, sia chiaro. Potete avere due asce bipenne, no. Due stocchi, utilissimi. Due spade lunghe, va benissimo, ok? E infine, estrarre o rinfodrare due armi a una mano quando in realtà potresti farne solo una. Di regolamento, l'azione gratuita ti consente di estrarne una. Al prossimo turno, l'azione gratuita estrai l'altra. Con questo puoi fare entrambe. È una regola che non viene mai applicata da nessuno, almeno non noi. Se la vuoi estrarre, ce la fai comunque. Combattente in sella. Ho fatto un video apposito, quindi vi rimando a quello sul combattere a cavallo, perché è l'unico motivo per prendere questo talento. Diciamo soltanto che ti dà vantaggi tiri per colpire in mischia contro i nemici che siano a terra, quindi non su una cavalcatura, e che siano più piccoli di una taglia della tua cavalcatura. Quindi se hai un cavallo grande, tutte le creature di taglia media o meno, tu hai vantaggio contro di loro. Se cavalchi un drago, un elefante, una creatura enorme, tutto ciò che è grande o meno hai vantaggio. Utilissimo. Può obbligare un attacco, quindi un tiro per colpire. Se qualcuno fa un tiro per colpire contro la tua cavalcatura, dici no, colpisce me. Utilissimo, se no ti ammazzo la cavalcatura come niente, perché hanno pochi punti ferita di solito. Infine, se la cavalcatura fa un tiro salvezza su destrezza per subire la metà di danni, esempio palla di fuoco, se la supera non piglia danno. Stop, tutto qua. Se supera il tiro salvezza su un effetto che gli deve far fare un tiro salvezza su destrezza per subire la metà di danni, se lo supera ne piglia la metà. Top. Cioè, se lo supera non piglia danno invece di prenderne la metà. Abbiamo capito. Se non è questo. Condottiero ispiratore. Sì, sto iperventilando. Allora, no. Sono in apnea. Allora, tu passi 10 minuti a fare il monologo e fino a 6 creature, che puoi includere te stesso, che siano in grado di vederlo, udirlo e capirlo, ottengono un numero di punti ferita temporanei pari al livello del personaggio più carisma del personaggio. Ottimo. Livello del personaggio più il modificatore di carisma del personaggio, tu ti pigli questi punti ferita extra, appunto, sono utilissimi. E non puoi, una creatura non può ottenere altri punti ferita temporanei da questo talento finché non ha completato un riposo breve o lungo. Giustamente, quando si cumulano, ma vabbè. Bello. Corazze leggere. Non sei competente nelle corazze leggere? Questo talento ti dà la competenza con le corazze leggere. Quindi, forza e destrezza ti aumenta di più uno e ottieni competenza nelle armature leggere. Ottime per gli incantatori che non hanno competenza nelle armi, nelle armature leggere. Corazze medie, stessa cosa. Più uno forza e destrezza, competenza. Armature medie e scudi. Infine, corazze pesanti. Più uno in forza e destrezza, competenze nelle armature pesanti. Guardate però, quali sono i prerequisiti? Se non puoi imparare competenze nelle armature leggere, nelle armature medie se non hai la competenza nelle armature leggere, e non puoi imparare a usare le corazze pesanti se non sai utilizzare almeno quelle medie, capite? È uno propedeutico all'altro. Andiamo avanti. Duellante difensivo. Destrezza 13 superiore, ovviamente. Perché? Perché quando tu impugni un'arma accurata in cui sei competente, quindi ad esempio uno stocco,
C'è un'altra creatura che prova a colpirti. Tu puoi usare la tua reazione per aggiungere il tuo bonus di competenza alla classe armatura, per far sì che magari ti manca quell'attacco. Quindi, quello prova a colpirti, ho uno stocco in mano, aggiungo il mio bonus di competenza alla classe armatura, che non è poco, perché almeno è più, minimo è più 2. Ok? Utilissimo di roleplay, tipo lo spadaccino che tenta di schivarti e di togliere, come si dice, di deviare il tuo attacco. Esperto di balestre, ecco uno dei talenti, ragazzi, più importanti. Questo è l'unico talento che ti consente di utilizzare le balestre per bene. Perché? Ignora la proprietà di ricarica, che significa che una balestra non può fare attacchi extra, perché ha la proprietà di ricarica. Perché mentre l'arco fai, la balestra è. Non puoi farlo, nello stesso turno no, ok? Perché? Perché ci metti tempo. Quindi puoi usare, puoi attaccare normalmente con la balestra, ma non puoi fare attacchi extra. Sei un ladro, chi se ne frega, usa la balestra. Ma se sei un guerriero non ti conviene la balestra perché hai gli attacchi extra. Se hai un'arma che ha proprietà di ricarica, quindi la balestra, non puoi fare attacchi extra. Quindi come funziona? Con questo talento puoi fare gli attacchi extra. E la balestra fa più danno. Non solo. Puoi andare in mischia perché tu sai che alla distanza hai svantaggio a colpire in mischia con un'arma a distanza, ma con questo talento no, a 1,5 m, quindi in mischia tu non hai svantaggio al tiro per colpire. Ma qual è la figata? Qui, questo è importantissimo, ragazzi, questa è la cosa più importante. Quando usi la tua azione di attacco per attaccare con una balestra, con un'arma a una mano, quando usi la tua azione di attacco per attaccare con un'arma a una mano, quindi può essere una spada, può essere un pugnale o una balestra a mano, puoi usare un'azione bonus per attaccare con una balestra a mano da lui impugnata. Quindi mettiamo una cosa: spada, balestra a mano, azione di attacco, azione bonus, sparo. Oppure azione, azione bonus. Quindi posso attaccare 2 volte nello stesso turno con la mia balestra a mano. Occhio però. Io ricordo una cosa: la balestra, per essere ricaricata, ha bisogno di una mano libera. Ok? Se io sparo con la mia azione bonus, mettiamo l'esempio di prima, se uso spada e poi sparo con azione bonus con la balestra, al turno dopo io non posso più usarla questa perché non ho una mano libera per ricaricarla. Capite? Dovrei posare la spada per ricaricare la mia balestra a mano, quindi nel successivo turno fare azione bonus. Capite? Come si risolve? Scegliete di usare soltanto una balestra a mano in un'unica mano e questa la tenete libera. Perché? Azione, azione bonus. Bello l'effetto, ok? Azione, azione bonus. Ricordate che dovete sempre avere la mano libera. Quindi con questo talento voi potete fare zum zum, ping ping ping, piu, 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 piu. Questo sì, è utile. Ok? Se non avete capito questa cosa, ci faccio un video a parte. Ma forse lo faccio comunque perché mi piace. Quindi, esperto di dungeon. Residuati di dungeon, di questi qua tutti squadrettati, a me non è mai piaciuto, sempre i combattimenti in cose aperte, sempre preferite. Comunque, vantaggio le prove di saggezza, percezione, intelligenza, indagare per individuare porte segrete. Situazionalissimo, ma ok, poi dipende come giocate col vostro master. Vantaggi di salvezza effettuati per evitare le trappole o resistere alle trappole. Resistenza ai danni inferti dalle trappole. E potete cercare le trappole mentre vi muovete a passo normale anziché soltanto a passo lento. Regole un po' particolari, che giustamente tu non è che noti tutto se vai normalmente, devi soffermarti e andare lentamente. Con questo non ce n'è bisogno perché sei un esperto di dungeon. Fortunato, ragazzi, vediamo quanto siamo di minutaggio. 19 minuti, dobbiamo accelerare, ma ce la faremo. Allora, fortunato, ragazzi. Un talento che alcuni non lo concedono, secondo me invece dovrebbe essere concesso tranquillamente perché ci sta di roleplay. Si può essere molto giustificato di roleplay, a differenza di come molti sostengono. Comunque, avete 3 punti fortuna. In cosa consistono questi punti fortuna? Avete dei vantaggi. Potete ritirare un D20. Tutto qua, 3 volte al giorno potete ritirare un D20. Oh, ho fallito il tiro salvezza, uso un punto fortuna, ritiro. Oh, ti ho mancato, uso un punto fortuna, ritiro. 3 volte al giorno, sono dei D20 gratis. Per ogni singola cosa, tiro per colpire, prova di caratteristico, tiro salvezza, ok? Ora, qual è la figata? Il personaggio
può spendere un punto fortuna quando viene effettuato un tiro per colpire anche contro di lui. Quindi io non vale soltanto per il mio tiro, può valere contro il tiro del nemico. Ok? Il DM prova a colpirti, tira un D20. Okay? Ah, uso un punto fortuna per cambiare il tuo risultato. Magari il DM critta. Vedete che fa così con lo sguardo. Oddio, uso un punto fortuna. Ti cambio risultato. Game breaking. Guaritore. Finalmente la borsa del guaritore, che voi dovete conoscere. Andate nella sezione oggetti, perché ti stabilizza con un utilizzo così gratis. Con questo non solo, quando una borsa di guaritore, invece che stabilizzarvi e basta, vi dà anche un punto ferita. Quindi se avete il vostro PG che ha la borsa del guaritore, fate un utilizzo, lì avete recuperate anche un punto ferita invece che stabilizzarlo e basta. Con un'azione potete far sì che la borsa del guaritore possa ripristinare, quindi una creatura viva, già che abbia almeno un punto ferita, un D6 più 4 dei punti ferita più un numero di punti ferita pari al numero dei dadi vita che hanno. Quindi sono livello 4, il tizio è a livello 4, perfetto, è sicuro di un D6 più 4 più 4, perché ha 4 dadi vita essendo a livello 4. E sono dei cura ferite a palla, ragazzi, gratis, mamma mia. Incantatore da guerra, capacità di lanciare almeno un incantesimo. Io questo lo prendo sempre. 99% dei casi, se faccio incantatore, scelgo incantatore da guerra. Perché? Vantaggio da tiri salvezza su costituzione per rimanere concentrati sull'incantesimo? Sì, assolutamente. Tirate sempre con vantaggio per rimanere concentrati. Perché io da bastardo, quando vedo l'incantatore, lo colpisco, lo punzecchio sempre per fargli perdere la concentrazione. Fornite la componente somatica degli incantesimi anche quando impugna armi o uno scudo con una entrambe le mani. Che significa? Voi sapete che per castare vi serve componente materiale, componente somatica. Quindi se avete lo scudo col simbolo sacro o il focus da incantatore e volete castare una componente, quindi qua abbiamo la componente materiale, qua quella verbale, qua quella somatica, dovete avere una mano libera, non potete indossare uno scudo, una spada o qualsiasi altra cosa portare in mano. Con questo talento avete la mano libera, no, cioè potete anche dare la componente somatica senza avere la mano libera. Figata! Quindi potete paradossalmente indossare scudo, spada, che siete il chierico, con questo talento non dovete posare la spada per dare la componente somatica, bellissimo. E io sono un DM bastardo, in questo voglio che tu abbia la mano libera. Poi, seppole, dicevo... Ecco un'altra cosa. Hai attacco di opportunità? Invece di... con questo talento, invece di fare un attacco in mischia con la tua arma, gli puoi castare un incantesimo. Basta che abbia tempo di lancio in azione e che colpisca solo lui. Quindi non palla di fuoco, non effetto ad aria, ma inaridire, sì. Ok, comando, sì. Risata incontenibilità, sì. Ok? Questo è bellissimo. Beh, ho un trucchetto. Basta che colpisca solo lui, non effetti ad area. Io ho fatto una build questo più maestro delle armi su Asta, mamma mia, vabbè. Incantatore rituale. Semplicemente, per requisito, intelligenza, saggezza, 13 o superiore, con questo talento ottenete un libro dei rituali che contiene due incantesimi di primo livello a tua scelta di tutte queste classi qua, che tu puoi castare come rituali e puoi anche copiare addirittura degli altri incantesimi di rituali all'interno del tuo libro, un po' come la dinamica del mago. Carino, davvero interessante. Iniziato alla magia. Ragazzi, potete conoscere due trucchetti di qualsiasi classe. Una volta che scegliete la classe, lì potete scegliere due trucchetti di quella classe utilizzando la caratteristica di incantatore di quella classe. Se scegliete del mago, dovete utilizzare quei due trucchetti su intelligenza, casomai vi chiede la caratteristica. Ma non solo, vi dà non solo due trucchetti, vi dà un incantesimo di primo livello che voi non utilizzate come slot incantesimo, ma utilizzate come talento. Esempio, vi prendete, io faccio così, stregone, vi prendete incantesimi dello stregone, vi prendete dardo di fuoco, vi prendete di fuoco, tocco gelido, anzi, dardo di fuoco, stretta folgorante e scudo. Questi due mi scalano su carisma, i trucchetti. Piglio scudo, perfetto. Uso scudo, non spreco lo slot, ma spreco il mio talento, quindi lo posso usare una volta al giorno. Una volta al giorno, una volta a riposo lungo, sì, riposo lungo,
E questo incantesimo deve essere lanciato al suo livello più basso, quindi soltanto di livello 1. Quindi mettiamo che vi prendete cura ferite dal chierico. Non potete castarlo di nono, no, è il livello 1 e rimane il livello più basso. Bellissimo incantesimo, bellissimo talento, iniziata la magia. Linguista, intelligenza più 1 fino al massimo di 20, 3 linguaggi a tua scelta, di che parliamo ragazzi? Crei codici cifrati. Crei codici cifrati. La CD, cioè che non possono decifrare a meno che non superino o non vengono istruiti a farlo, o non superino una prova di CD, di intelligenza, da cui CD, ho detto 10 volte CD. Intelligenza del personaggio più bonus di competenza del personaggio, cioè, wow. Lottatore. Lottatore. Perché è utilissimo, secondo me, come talento. Vantaggi tiri per colpire contro una creatura con cui stai lottando. Stai lottando con una persona, con quel tizio, quindi... è afferrato, tiro per colpire, hai vantaggio. Prima lo afferri, tiro per colpire, lo fai con vantaggio perché è afferrato, ok? Bellissimo, bellissimo. Ah, sia chiaro, non hai vantaggio per afferrarlo, quella è una prova di lotta. Usi uno dei tuoi attacchi, ma non è un tiro per colpire, è una prova di caratteristica contrapposta, ok? Hai vantaggio contro le creature con cui stai già lottando, che hai già afferrato o che ti hanno afferrato. Puoi usare la tua azione per tentare di immobilizzare una creatura da te afferrata. Quindi che succede? Metti che tu hai afferrato questa cosa, l'hai già afferrato la creatura, puoi usare la tua azione per fare che cosa? Per fare un'altra prova di lotta. In caso di successo siete trattenuti entrambi. Vi ricordo, afferrato, trattenuto. Con questo talento, prima afferri, poi usi la tua azione per trattenere, siete entrambi trattenuti. Gli altri arrivano e gli fate il culo. Lottatore da taverna, fighissimo. Andate nel porto e nelle taverne. Parte di un buggy, quello di altrimenti ci arrabbiamo, e via. Forza costituzione più 1, fino al massimo di 20. Competente nelle armi improvvisate. Trovi questo calice di Cthulhu. Ah, pum, sei competente nel calice di Cthulhu, cioè dai. Il tuo colpo senza armi usa un D4 per i danni. Boom! Invece che uno più forza, come un pugno, un calcio, è un D4 più forza, vuoi mettere. Infine, quando colpisci una creatura con un colpo senza armi o con un'arma improvvisata, puoi usare la tua azione bonus per tentare di afferrarla. Figata, ragazzi, figata. Figata. Maestro d'armi, forza destrezza più 1 e ti dà competenza in 4 armi. Minchia, utilissimo. Utilissimo per quelle build e quelle razze classiche che non hanno competenze delle armi importanti. Voglio la competenza e quella balestra a mano, finalmente con questo ce l'ho. Maestro d'armi possenti, bellissimo. Fai un critico o uccidi una creatura, azione bonus, hai un altro attacco contro un'altra creatura. Fai 20 che l'ho ucciso o meno, puoi usare un'azione bonus per fare un altro attacco. Hai ucciso una creatura? Perfetto, azione bonus, puoi attaccarne un'altra. Non so. Questa era, se non sbaglio, incalzare, attacco poderoso della 3.5 messa tutti in un unico talento. Ora, ma sempre questo talento. Scegli di rinunciare a 5 al tiro per colpire, sacrifichi 5 al tiro per colpire per fare più 10 ai danni, se pigli. Quindi tiri, fai il tuo tiro per colpire, dici tolgo di 5 prima di fare il tiro. Tolgo 5, lo prendo comunque, sì. Fai più 10 ai danni ad ogni attacco, puoi fare questo. Sacrifichi di 5 e ottieni 10 al danno. Di roleplay è, non ti frega di essere preciso, non ti frega, vuoi solo ammazzarlo, chiudi gli occhi e con tutta la tua forza pigli. Quindi sei meno preciso, meno 5 al tiro per colpire, ma se lo pigli più 10 danni. Hai 3 attacchi, li fai con vantaggio, sei baffato, boh, fai con questo, lo pialli, vabbò. Maestro degli scudi. Bellissimo. Se usi azione di attacco, azione bonus, puoi spingerlo di 1,5 metri da te col tuo scudo. Azione di attacco, azione bonus per spingerlo. Puoi aggiungere, se non sei incapacitato, il bonus che ti dà lo scudo della classe armatura a qualsiasi tiro salvezza su destrezza che effettui contro un incantesimo, un altro effetto dannoso che bersaglia solo te.
sono pochissimi gli effetti che bersagliano solo te, ma quando succede puoi aggiungere la classe armatura dello scudo alla tua prova. Ti lancia in fiamma sacra, ok, tiro salvezza su destrezza, ok, al TS gli aggiungi, al risultato gli aggiungi la classe armatura dello scudo, quindi buono. Ma la figata è questa. Fai un tiro salvezza su destrezza che ti applica solo che ti consente di prendere metà danni, tipo palla di fuoco. Con la tua reazione, se lo superi, non pigli danno. Ok? Come per il cavallo da guerra, per il combattente in sé, la stessa cosa. Ti tira una palla di fuoco, l'hai fallito, danni pieni. Ti pigli danni pieni. Lo hai superato, non pigli danni grazie allo scudo. Ok? Lo ricordo però, se hai fallito, li pigli pieni. Se l'hai superato, usi la tua reazione, non pigli danni. Maestro delle armature medie. Prerequisito, devi essere competente nelle armature medie. Qui sei un maestro, non è come prima che ti assolvo la competenza. Qua sei un maestro. Che succede? Indossi l'armatura media? Perfetto, non hai vantaggio, svantaggio le prove di furtività. Molte armature medie ti danno svantaggio le prove di furtività, alcune, non tutte. Con questa non hai più svantaggio. E infine, il limite della destrezza, come per alcune armature, invece S più 2 e più 3. Ok? Però devi possedere almeno destrezza pari a 16, questo è il prerequisito. Buono, più una classe armatura, davvero ottimo. Ora, maestro delle armature pesanti, qua ti dà più uno in forza, ottimo, più uno in forza, e se ti fanno dei danni contundenti, perforanti e taglienti che subisci dalle armi non magiche, questi sono ridotti di 3, utile per i primi livelli. Se hanno armi magiche è un po' inutile, però animali, cose, basta che i danni siano perforanti, taglienti, che da armi non magiche. Quindi, no, animali non credo, però è una campagna di guerra, quelli non hanno armi magiche, sei a posto, utilissimo. Maestro delle armi sua. Stiamo finendo, ragazzi, ma questo è bellissimo. Questo assieme a Sentinella, sono meravigliosi. In combo poi, ciao. Allora, hai una alabarda, un bastone ferrato, un falcione o una lancia, che poi c'è una saga advice in cui l'hanno aggiunta. Che succede? Azione, attacchi. La mia bacchetta. Anzi, facevo con l'altra bacchetta. Con l'azione, attacchi. Con l'azione bonus, puoi fare un attacco con la parte di sotto dell'arma. Quindi alabarda, azione, azione, azione bonus. Ok? Azione, azione bonus. Il danno della parte di sotto è un D4, ma ci aggiungi il modificatore. Fa danni di 4 contundenti, ma ci aggiungi il modificatore. Capito? Il modificatore. Perché questa è la vera forza. Un D10 più. Che so, la barra. Un D10 più forza, bene. Un D4 più forza. Capite la figata? È il più forza. Un paladino, smite, azione bonus, picchio, ti ho preso. Smite pure lì. Ma non solo. L'altra forza tantissima di questo talento è questa. Entrano nella portata della tua arma. Sì, attacco di opportunità. Lo ripeto. Entrano nella portata della tua arma. Sì, attacco di opportunità. Hai una alabarda 3 metri di portata. Si avvicina a 3 metri, quindi manco in mischia. Manco proprio a contatto con te 3 metri. Sì, pum, attacco di opportunità. Hai praticamente in ogni turno attacco di opportunità. Capite la potenza di questo talento. Farò il video sulla build sul maestro d'armi sulla stessa sentinella. Vabbè. Comunque, mente acuta, intelligenza più 1 fino a un massimo di 20. Sai sempre dove si trova il nord. Sai quante ore mancano al tramonto. Sarebbe stato utilissimo dal tramonto all'alba. Riesci a ricordare con precisione tutto ciò che ha visto e sentito nell'arco dell'ultimo mese. Questo è utilissimo. Non ti rompi i coglioni a prendere appunti. DM, voglio sapere tutto. Wow, bastardo. Hai la memoria fotografica allucinante. Mobilità. Questo è utilissimo perché 3 metri di velocità in più. E non dice se sono 3 metri di velocità a terra. Sono 3 metri di velocità di volo, di scalare, di tutto. 3 metri di velocità. Quando si azione di scatto, il terreno difficile non ti costa movimento extra per quel turno. Per quel turno hai usato scatto? Perfetto. Non ti vale il terreno difficile. Utilissimo. Infine, quando effettui un attacco in mischia contro una creatura,
non provochi attacco di opportunità, che tu lo pigli o meno per il resto del turno da parte di quella creatura. Quindi, se uno contro uno, vuoi, devi disimpegnare, perché? Usa l'azione di attacco. Che lo prendi o meno, te ne vai senza dare attacco di opportunità da quella creatura. Non da tutti. Contro la creatura con cui hai attaccato. È fortissimo. Questo talento così è fortissimo. Usi azione di attacco, ti allontani, non dai attacco di opportunità. Figata. Osservatore. Intelligenza, saggezza più 1. Sempre limite è 20. Riconosci che cosa sta dicendo guardandogli le labbra. Cioè, capisci il linguaggio delle labbra, quindi tu guardi da lontano. Vedi, le vedo le labbra, sì, pum. Capisci cosa sta dicendo. Se parli il linguaggio a te conosciuto, ovviamente. Più 5 alle prove passive di saggezza, e percezione e indagare intelligenza. Utile. Resiliente. Questo è utilissimo, ragazzi, per coprire alcuni buchi di caratteristiche o di salvezza per chi li vuole. Io l'ho scelto una volta. Più 1 in qualsiasi caratteristica e ottieni la competenza nel tiro salvezza di quella caratteristica. Bellissimo. Robusto. Ragazzi, robusto. Siete un barbaro con robusto. Non morite più. Perché? Il massimo dei punti ferita ti aumenta del doppio del livello in cui hai preso questo talento. Cioè, hai preso questo talento a livello 4, più 8 punti ferita massimi. L'hai preso al 12esimo, più 24 punti ferita massimi. Da quel momento in poi, ogni volta che sali di livello, hai più 2 punti ferita. Wow. Sentinella. Quando colpisci una creatura con attacco di opportunità, la velocità di quella creatura diventa 0 per il resto del turno. Quindi, quello si allontana, ok, pum, attacco di opportunità, perfetto, non te ne vai, rimani qua, perché ti ho bloccato la velocità e ha smesso di muoversi per quel turno, non si può più muovere, ok? Diventa 0, pure se scatta. Ah, ma dice, vabbè, ma io disimpegno. No, io ho attacco di opportunità con sentinella, anche se disimpegni. Capito? Anche se disimpegni, io ho attacco di opportunità. Quindi te ne vuoi andare? Ma disimpegni? No, no, puti, stai qua. Capite? Infine, quando una creatura entra 1,5 metri dal personaggio effettua un attacco contro un bersaglio diverso da lui, quindi non è entro 1,5 metri dal personaggio, hanno corretto, è entro la portata dell'arma. Che succede? Io, Tizio e Caio. Caio prova a colpire Tizio invece che me. Aiuto attacco. Uso la mia azione per farti un attacco, ok? Questa è la figata. Uso la mia azione per farti un attacco. Ragazzi, forti. Questo, assieme a me, vi farò il video apposta. Sterminatore di maghi. Dunque, quando una creatura entra 1,5 metri da te lancia un incantesimo, tu come reazione puoi attaccarlo. Non è un attacco opportunità, è un attacco in mischia. Quindi quello casta contro di te, perfetto, hai un attacco a disposizione contro di lui, perché i maghi ti stanno sul cazzo. Stai castando, ah, come osi castare vicino a me, boom! Hai un attacco a disposizione. Se infliggi danni su una creatura concentrata su un incantesimo, questi ha svantaggio al tiro salvezza su concentrazione. Utilissimo. E infine, hai vantaggi di salvezza contro gli incantesimi lanciati da creature entro 1,5 metri da te. C'è un incantatore che ti casta qualcosa ed è in mischia da te, hai vantaggio al tiro salvezza. Situazionale, perché di solito chi casta alla distanza, ma ottimo. Infine, tenace. Il personaggio è robusto e resiliente e ottiene i seguenti benefici. Costituzione più 1, massimo 20. Quando usi dadi vita per recuperare i punti ferita, il numero minimo dei punti ferita è pari al doppio del tuo modificatore di costituzione. Quindi puoi recuperare minimo il doppio del tuo modificatore di costituzione. A me non piace come talento, non è un po' inutile. Però, infine, tiratore scelto. Siete arcieri, questo talento lo avrete sempre. Sì, perché? Presente la gittata dell'arma, tipo 24-96 dell'arco corto, 24 fino da 3 metri a 24 non avete svantaggio, tirate normalmente col vostro arco corto. Da 25 fino a 96 tirate con svantaggio, perché è proprio il limite massimo della vostra arma, ok? Dopo i 96 non potete proprio colpire, non ci arriva la gittata proprio. Con questo talento voi fino a 96 metri tirate senza svantaggio,
cioè avete fino a 96 metri di gittata pura, senza svantaggio. Infine, ignorate metà copertura e tre quarti di copertura, quindi c'è un buchino, sì, fum, ci passa una freccia, sì, fum, io tiro normalmente, senza svantaggio. Perché ignoro tre quarti di copertura e metà copertura. A meno che non è dietro un muro, tu sei prendibile da me senza svantaggi. Infine, come per maestro delle armi possenti, puoi scegliere di rinunciare a 5 al tiro per colpire, ma se pigli fai 10 danni. Questo ad ogni attacco. Quindi prima di effettuare l'attacco dici, calo di 5 al tiro per colpire. Tiri per colpire, l'hai preso, sì, più 10 danni. Cioè, wow! È fortissimo di roleplay, sempre tu te ne freghi della precisione, tendi fino al limite della sopportazione del tuo arco, un certo la lasci, boom, si sì, è così forte che boom, più 10 danni se pigli. In combinazione alle manovre tipo tiro preciso, attacco preciso, o al buff di benedizione, o all'ispirazione del bard, ragazzi. Ragazzi. Allora, vediamo come siamo arrivati. 40 minuti. Non so se lo terrò, ragazzi, questo video, perché molti non lo guarderebbero. Io l'avevo fatti anche singoli, ma effettivamente singoli significava non so quanti singoli video da caricare, uno al giorno, significa un mese soltanto sui singoli talenti. Non lo so, penso di lasciarlo così e magari fate una switchata, eccetera, eccetera. Poi faremo quelli di razza, sono molti meno. Però, cosa voglio dire? Secondo me, come ho detto nel video prima, sono essenziali, sono bellissimi. Se create una giusta combinazione con le vostre capacità di classe di razza, con uno o più talenti, potete fare i buchi. Alcune build sono basate solo sui talenti. Ad esempio, ho messo le armi su Asta e Sentinella insieme, sono... È rotto. Rotto non è mai rotto, sono anzi programmate perché sono così, ma sono fortissimi. Tiratore scelto assieme a esperto di balestre è meraviglioso. Io mi sono fatto sta build dove ho fatto incantatore da guerra con messo le armi su Asta per avere attacchi di opportunità e castarti l'incantesimo ogni volta che ti avvicini in mischia. Bellissimo. E, ragazzi, potete fare davvero quello che volete con questi talenti. Sono combinazioni meravigliose, potete fare cose davvero belle. Mio consiglio personale, non sceglieteli soltanto per la parametria, sceglieteli in funzione al vostro modo di aver giocato. Come ho detto nel video precedente, avete giocato in armatura pesante, in mischia, a subir colpi, fate il tank, non potete avere mobilità, secondo me, non è giusto. Non significa limitare, significa essere coerenti, è ben diverso. Se siete i tipi che legali buoni, che dite sempre la verità, non potreste tra virgolette prendere attore, secondo me non ci sta, a meno che non è giustificato in una certa maniera. Stessa cosa, siete gracilini come la merda e siete dei maghi che avete un dado vita bassissimo, robusto, a meno che non abbiate già più 5 in costituzione, non lo giustificate in qualche maniera, io non vi darei robusto, non lo concederei. Quindi io giocatore non mi viene a dire DM posso avere robusto, vuoi farti dire di no. Capite? Quindi a parte un po' di coerenza, il mio consiglio è sceglieteli con saggezza, valutate bene cosa danno e divertitevi creando combinazioni fra i vari talenti, perché non vi rende più forti scegliere un talento, vi rende più unici, vi rende più caratterizzati, vi dà capacità in più, come nei videogiochi lo skill tree, che vi dà capacità di sbloccare questo e quest'altro. Quindi ragazzi, leggeteli con attenzione, divertitevi, sceglieteli e fatemi sapere. Prossimo video faremo quello su Xanatar. Quindi grazie per aver seguito questo lunghissimo video qui su Dungeons & Cazzage. A presto.